Siamo con Francesco Tirinato, membro del Crowd Mix Team, e adesso ci spiegherà di che cosa si tratta, ma per parlare del Festival Mix, un festival che si tiene qui a Milano. Chiediamo per prima cosa a Francesco di spiegarci cos'è il Festival Mix. Allora, ciao Virginia in primis. Allora, il Festival Mix è il Festival Mix Milano, il Festival di Cinema internazionale, indipendente, gay, lesbo, bisex, trans e di queer culture, che quest'anno arriva alla sua 27esima edizione, da 8 anni al Piccolo Teatro Strega di Milano. Un'occasione che potremmo definire unica per la città di Milano, proprio per la città e per chi la vive, anche per la comunità, soprattutto per la comunità LGBTQ, e un momento dove appunto possiamo condividere non soltanto appunto cinema ma anche musica, perché appunto abbiamo, diciamo, una potremmo chiamare uno spazio cosiddetto del Music on the Step dedicato alla musica elettronica che è sostenuto del festival, cinema indipendente a tematica, e presentazioni di libri, insomma un'offerta veramente variegata. Poi arriveremo al cuore di questa intervista, che è la campagna di crowdfunding, anticipiamo, però intanto iniziamo a ragionare su chi sono i promotori di questo festival, chi sono stati nella storia delle edizioni e chi sono adesso, le realtà che organizzano questo momento culturale a Milano. Allora, diciamo che come promotori, più che parlare di promotori potremmo parlare, ecco, probabilmente di entità collettive singole che da 27 anni si muovono intorno a questo progetto. Innanzitutto, appunto, in primis è da citare Giampaolo Marzi, che comunque è colui che ha creato, uscendo fuori un poco anche dalle categorie e nomenclature dei direttori artistici o quant'altro, appunto è colui che, diciamo, ha creato e che dà vita e che comunque, diciamo, fornisce anche un pochettino i contenuti di quello che è il festival in primis. Ovviamente comunque diciamo è anche storico quello che poi il proprio sodalizio con le tante realtà sociali organizzate, appunto del panorama comunque milanese, tra cui appunto Arci Gay, ma anche l'Istra Lesbica Italiana e tante altre ancora. Quest'anno avete lanciato questa campagna Salva Mix, che sostanzialmente è una campagna di crowdfunding. Da quello che ho capito mi sembra un cofinanziamento al festival, cioè va ad unire il denaro necessario a dare vita a questo festival su due piattaforme, poi ci spiegherai anche come si partecipa praticamente. Sì. Ma iniziamo dalla prima domanda: questi 60.000 euro che sono il target delle campagne, quanto sono importanti per la sopravvivenza del festival e perché avete deciso di usare questo strumento tecnologico anche? Allora, diciamo che per fare un po' d'ordine, sostanzialmente diciamo che il festival si farà, ci sarà, è stata dal 19 al 24 giugno al Teatro Strega di Milano, e ci sarà grazie comunque, diciamo, a una ritrovata alleanza e relazione con quelle che sono le istituzioni milanesi, in primis con l'assessorato alla cultura di Milano, il quale ovviamente ci fornirà eventualmente proprio quello spazio meraviglioso, quel grande simbolo di cultura per la gente che è il Piccolo Teatro Strega di Milano. E quindi questo è già un primo step. Ovviamente appunto quest'anno un po' quello che, diciamo, è soprattutto il meccanismo delle associazioni che hanno per molto tempo, per molti anni garantito quel budget, quindi quella fattibilità economica al festival, quest'anno è venuto a mancare, perché questo stesso meccanismo associativo vive un pochettino quella che è la crisi collettiva che viviamo noi tutti oggi. Per cui quest'anno appunto il festival vuole appunto esserci e deve esserci, però vuole affrontare anche questo periodo di transito, perché poi la crisi è anche transito ma anche momento di scelte in certo qual modo, e ha deciso di farlo proprio con la campagna di crowdfunding. Che in pratica come si articola, in sintesi? Spiegaci un po' cosa succede su queste piattaforme, che lo ricordo sono Indiegogo per il mercato internazionale, diciamo, e Capipal. Spiegaci un po' appunto il meccanismo. Allora, partiamo proprio dalla parola crowd e la gente, funding e il contributo. Cioè il crowdfunding è un meccanismo di finanziamento di progetti attraverso la partecipazione collettiva delle persone. Da qui la capacità degli stessi progetti e di chi c'è dietro di creare
delle relazioni tra queste persone, un interesse nei confronti dello stesso progetto, e perché anche no, insomma, far credere alle persone che fare assieme le cose è veramente possibile. Quindi in pratica si chiede principalmente un contributo economico comunque. Si chiede principalmente un contributo economico che può essere più o meno grande, dipende appunto dalla voglia, dall'entità e da quanto poi le persone possono ovviamente metterci. In realtà poi diciamo che forse anche un po' tra di noi, ma questo è un messaggio che vorremmo anche un po' diffondere piano piano, è quello che abbiamo cercato di fare proprio una vera evoluzione dal crowdfunding al crowd mix in un certo qual modo. In cosa si sostanzia? Sostanzia dal fatto che si esce forse da quella dinamica contributo finanziario, crowdfunding, quindi questa relazione bionivoca, ma abbiamo voluto allargare un po' il perimetro, la logica del meccanismo, chiedendo e facendo partecipare le persone al processo creativo del festival, quindi dare l'opportunità, a prescindere da quanto si mette, possono essere 10, possono essere 500 euro, la possibilità di prendere parte ad alcuni step nodali del processo creativo. Infatti diciamo che uno dei meccanismi del crowdfunding è il fatto che vengano dati degli incentivi al finanziamento, quindi a seconda dell'entità, possiamo riassumere, della donazione, di solito le persone che contribuiscono a un progetto al di là di Mix ha, non so, il ringraziamento nel booklet del libro, piuttosto che... voi invece avete fatto appunto questo meccanismo di partecipazione al processo creativo. Ci vuoi spiegare brevemente cosa succederà a chi ha partecipato al crowdfunding quando la campagna sarà terminata? Allora, chi partecipa, diciamo che noi abbiamo fatto diverse basi di raccolta e ci sono basi di raccolta che vanno dai 10 ai 500 euro, quindi in proporzione a quanto in realtà comunque, in proporzione al contributo si ricevono biglietti per il festival, abbonamenti, i drink, perché appunto abbiamo comunque questa parte ludica pure al sagrato che è fondamentale. La cena con gli artisti e lo staff, che saranno appunto gli artisti che saranno presenti al festival, quindi c'è un meccanismo appunto proporzionale che possiamo anche dire è una sorta di meccanismo di prevendita, di preacquisto dei biglietti, che un meccanismo di urgenza ci permette di esserci al meglio. Però poi c'è un altro aspetto, che è quello proprio dell'allargamento, come dicevo prima, al concetto tradizionale del crowdfunding, per cui a prescindere dall'entità del tuo contributo le persone verranno coinvolte in alcune fasi fondamentali del processo creativo, che quest'anno sono state individuate nella grafica e nel claim di quest'anno. È un classico del cinema queer da rivedere per i più giovani, le retrospettive che faremo in Scatola Magica e il film di chiusura. Quindi, insomma, una bella responsabilità. Una bella responsabilità per la gente e diciamo, a partire diciamo, dalla chiusura di questo primo step del crowdfunding, perché poi è una sperimentazione, un work in progress, che sta dando comunque veramente dei bellissimi frutti con delle bellissime risposte. Non ultima proprio un video fatto spontaneo dalle sorelle Marinetti per sostenere praticamente la campagna. E inizierà appunto diciamo, questo coinvolgimento delle persone. Prima di passare a una parte più sul ruolo del Festival Mix nella cultura milanese, l'ultima cosa è come fanno di in pratica un appello a chi guarda adesso questa intervista su come si fa quindi a sostenere il Festival Mix. Allora, il Festival Mix si sostiene appunto proprio quindi andando sulle piattaforme che abbiamo creato, che sono le piattaforme Indiegogo, sulle piattaforme Indiegogo.com e Capipal.com. All'interno di queste stesse piattaforme c'è un motore di ricerca, basta inserire la parola Festival Mix Milano e si può accedere appunto al progetto. Se si vuole si può leggere un po' cosa abbiamo scritto su quello che è la storia del festival, su ciò che stiamo facendo. Ci sono le diverse basi di raccolta con le rewards collegate e da lì appunto si diventa promotori. A settembre del 2012 ha chiuso qua a Milano la libreria La Babele, che era uno storico presidio di cultura GLBTQ, gay, lesbico, bisessuale, transessuale e queer, per chi non magari si perde nelle sigle, e ha chiuso a settembre. Ti chiedo quanto sono importanti luoghi e iniziative culturali legati al mondo GLBTQ. A Milano e in Italia in generale? Sono sicuramente fondamentali, e, anche se insomma,
fondamentali ci devono essere, e probabilmente forse è arrivato anche un pochettino il momento da parte di queste stesse realtà di uscire un pochettino dal loro centrismo, dalla loro, come dire, e rimanere un pochettino forse avvinghiati troppo a se stessi, ma cominciare, ecco, a essere proprio in primis ad aprirsi alla città e a chi vive la città, i cittadini e le cittadine. Con questo significa appunto che la reale creazione comunque di una rete può partire da quelle che sono sì le istanze della comunità GLBTQ, ma che sono anche poi in realtà le istanze di tutti, della, certo, società. Quella, della società in generale. Anche perché questi luoghi giocano comunque un ruolo di ponte tra e rendono visibile la realtà GLBTQ anche a chi magari pensa di non essere interessato da questi argomenti, però sono dei luoghi visibili. Assolutamente, assolutamente, e quindi credo che in realtà uno sforzo che debba essere fatto da parte della comunità e da queste realtà è quello proprio veramente di creare un network che non soltanto quello virtuale, ma che poi diventa reale condividendo la progettualità insieme a tutte le altre realtà e tutte le altre sfaccettature che sono presenti comunque sul territorio. Non c'è il rischio, è un po' provocatoria come domanda, ma non c'è il rischio che questi luoghi diventi, ma anche Mix, c'è il rischio che diventi un ghetto del mondo GLBTQ, e come voi contrastate questo rischio se lo vedete nell'organizzarlo? Beh, allora, in un certo qual modo in realtà ecco, Mix può essere veramente un esempio da questo punto di vista, e lo dico in realtà in primis come spettatore, come chi è stato spettatore, oltre a chi adesso ci lavora insomma dentro. Perché dico questo? Perché ad esempio il fatto di poter essere in un certo qual modo al piccolo teatro, creando una dimensione che appunto è un po' trasversale, che tocca il cinema, la cultura, le immagini, i suoni con la musica, l'esperienza ludica anche del sagrato in un certo qual modo, diventa proprio un momento di reale inclusione ed apertura. Mi ripeto appunto, tra la città e i cittadini e la comunità che a sua volta comunque sono membri comunque di questa città e che fanno parte, sono reale appunto cittadinanza. E quindi in un certo qual modo, ecco, il ghetto probabilmente, che comunque è stato funzionale per molto tempo perché ha permesso alla comunità di esprimersi e di fare delle cose, quindi il ghetto in un certo qual modo storicamente potremmo dire politicamente da forza al singolo, forza e forza. Così forse, ecco, probabilmente oggi è vera comunque la necessità di, è sempre più vera la necessità di fare una rete condividendo una progettualità, uscendo un po' da quello che è la centricità dei propri luoghi e dei propri ghetti, perché in realtà la rete si può fare, è possibile. Una domanda sull'attualità, visto che ieri l'Europa ha festeggiato il sì della Francia al matrimonio e all'adozione gay con una buona maggioranza, e tu pensi che l'Italia arriverà a quello che ha ottenuto la Francia ieri con questi diritti per le persone omosessuali? E quanto credi che la cultura, io non so quale sia la dimensione francese, magari chiedo a te se conosci qualcosa, quanto credi che la cultura diventi un'azione di pressione per conquistare diritti di cittadinanza? Allora, sicuramente da dire oggettivamente che oramai siamo accerchiati in un certo qual modo, quindi il mondo va veloce, ad una velocità alla quale probabilmente l'Italia non è abituata e non riesce a sostenere. Sono convinto e credo, spero, insomma, che di natura sono ottimista, quindi, che anche l'Italia comunque arriverà in questo percorso. Certo, appunto, molta parte dell'associazionismo gay e della cultura gay, lesbo, bisex, trans, forse appunto debba anche un po' riflettere un pochettino su quello che è stato fatto fino ad oggi, su un modo forse diverso di farlo. La cultura secondo me è quello strumento che può permettere ad una comunità che a volte è polverizzata, me ne rendo conto, quella della comunità GLBT italiana forse in generale, e può essere invece proprio appunto quello strumento che coagula, che crea forza, che crea unione, perché l'esperienza artistica in tutte le sue sfaccettature
TikTok in realtà poi è appunto delle corde che escono fuori dalla questione dell'identità e che ci permettono poi, che è sicuramente fondamentale il trade union, ma che ci permette di vederci poi parte integrante di un progetto collettivo ancora umano. Più ampio, umano, esatto. Grazie mille. Grazie a te.